acércate a Dios y acerca tu familia al Señor. La sua predicazione ha raggiunto migliaia di persone in tutto il mondo. Nel nome di Gesù, tu vas a salir victorioso. E adesso puoi vederli in italiano. Forte quello che è in me, più grande di me quello che è nel mondo. Quindi non c'è stregone che mi tocchi, nessuna stregoneria che mi raggiunga, nessun attacco che mi distrugga, perché con me sei il potente gigante di Israele. Questo è il problema che ha molti in chiesa. Sei un buon cristiano per allevarsi la domenica e il mercoledì, ma quando arriva la lettera del giudice o il diagnostico del medico, ti viene a prendere qualsiasi cosa invece di cercare il re dei re e il signore dei signori. E lì è il tuo guaritore ed è il tuo liberatore, e lì è tutto tuo, non c'è nulla nel mondo che... Se vai a correre, vai a volare, vai a camminare, devi farlo con nuova forza, ma questa forza arriva solo a coloro che imparano a sedersi e confidare in Dio. I sermoni del Bishop Rudy Gracia sono ora in italiano. Ministeri Rudy Gracia, incidendo sulle nazioni con la potenza del Vangelo. Isaia capitolo 30 versetto 1. Isaia capitolo 30 versetto 1. La parola di Dio dice: ai! Questo è quello che dice. Questo è quello che dice. Perché loro pensano che sia io che a gridare, ma Dio grida intanto intanto. Questo è un punto esclamativo. Non era ai. Guai ai figli che si allontanano, dice l'Eterno. Questo è forte, giusto? Guai ai figli che si allontanano, dice l'Eterno, per prendere consiglio e non da me, per coprirsi con un manto e non dal mio spirito, aggiungendo peccato a peccato. Si allontanano per scendere in Egitto e non hanno chiesto informazione alla mia bocca, per rafforzarsi con la forza del faraone e per riporre la loro speranza nell'ombra d'Egitto. Ma la forza del faraone sarà trasformata in vergogna, e in cui lui e il manto all'ombra dell'Egitto in confusione. Quanti possono dire amen a questa parola? Mettevi una mano sul cuore e diteli: Padre mio, parlami, che ti sento. Ora fateli il miglior applauso che il Signore gli aveva fatto da tempo. Fatelo sentire in cielo. Sedetevi un po'. Quanti credono in Dio qui? Quanti hanno fiducia di Dio qui? Quanti hanno una devozione a Dio? Se le chiese sono piene di persone che amano Dio, servono a Dio, hanno devozione per il solo fatto che miracolosamente e per grazia eterna siamo stati fatti figli di Dio. Non so se mi state capendo. Voi siete i figli di Dio. Questo non è un vaccino, questo non è una teoria, questo non è una dottrina. Chi è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Qualcuno deve dire amen. E più che un figlio di Dio, ha una devozione per Dio, ama Dio, serve Dio a diversi livelli, in modi diversi. Tutti vogliono piacere a Dio, sì o no? Ma la stragrande maggioranza di noi non capisce che Dio si assicurerà che tu fidi veramente di Lui. Vabbè, solo 3 persone hanno detto amen. Qui va di nuovo. Oggi ti dico, figlio di Dio, che Dio si assicurerà che tu veramente confiate, servite, obbedite, amate e credete in esso. Non so se lo capite, ma la vostra fede sarà approvata dal fuoco. È uno dei problemi
che la Chiesa evangelica cristiana è che abbiamo la sindrome di Pietro. In Luca capitolo 22, versetto 33, è più fino a leggero perché forse non mi credono. Luca capitolo 22, versetto 33, guarda cosa dice la parola di Dio. Sei lì? No? Allora andate. Pietro dice al Signore: Signore, sono pronto ad andare con te, non solo in prigione, ma anche alla morte. L'ha detto a lui Pietro: io ti dico che il gallo non canterà oggi prima che tu mi neghi tre volte. E sai qual è il problema che molti di noi hanno? Che mentre tutto va bene nella nostra vita, mentre ci sono soldi in banca, salute nei polmoni, benessere in famiglia, amore nella coppia, e a noi è molto facile dire: ci vediamo alla morte, Cristo. Ma quando i dardi di fuoco cominciano a venire, molte persone si allontanano da Geova. La Bibbia dice, nella parabola del seminatore, che molti, avendo un seme, lo abortiscono perché vengono i problemi, la persecuzione, la necessità economica, la tentazione del mondo. Eppure c'è un gruppo di persone in grado di produrre al 100 per 1, perché sanno rimanere monostati tutti i problemi. Il testo che abbiamo appena letto, il Signore inizia molto enfaticamente dicendo: AICC! E questa è l'enfasi. Guai ai figli che si allontanano. Ma non ne sta parlando di allontanarsi dell'amore a Lui. Stava parlando di allontanarsi dalla fiducia che avevano in Lui in un momento difficile. Ci sono molte persone nella Chiesa che mentre tutto va bene cammina alla perfezione con il Signore, e quando viene il problema è come se la fiducia si stregolasse e cominciassero a fare le cose come facevano quando vivevano nella carne. Oh mio Dio, non sapevo che avrebbe fatto un effetto così forte questo. Si è predetto su Giovanni 3:16. Ma questo è quello che Dio mi ha detto di parlare. Quando il Signore dice che alcuni si allontanano da Lui, la parola allontanarsi è scegliere, selezionare, deunire, distanziare, deviare, fare a meno o dare a staccare. Questo è allontanarsi. E questo significa, quando ti allontani di Dio, automaticamente stai cercando di unirti con cos'altro. Ed è per questo che è offensivo per Geova quando il problema viene e tu, invece di cercarlo, inizi come una gallina pazza a cercare le cose del mondo. Devi imparare ciò che dice la Bibbia: torre forte il nome di Geova, a lui correrà il gusto e sarà innalzato. Sa quante persone hanno la loro fede intatta, ma quando arriva il problema va alla ricerca delle cose del mondo, come faceva quando non conosceva Dio. Questo è offensivo per Dio, perché la Bibbia dice, dai un gomito a chi sta accanto a te, e dice la Bibbia che ciò che piace a Dio è la fede. Dio si piace con la tua fiducia. E se lo mettiamo come un contrario, quindi il più grande dispiacere di Dio è che tu non ti fidi di Lui quando più è richiesto di farlo. Nel libro dei Giudici, capitolo 3, versetto 7, dice: i figli di Israele fecero che male occhi del Signore, e dimenticarono il Signore loro Dio, e servirono i Baal,
e le immagini di Asherah. Questi sono i figli di Israele e stanno servendo a Dio, ma quando le cose si stringono saranno a servire agli idoli. Voi sapete quanta gente nella chiesa che può cantare come cristiano e può adorare come cristiano, ma risolve il problema come mondano. Nel libro dei Salmi, capitolo 78, versetto 9, del libro di Salmi, capitolo 78 e versetto 9, guarda quello che dice la parola di Dio. Bene, questo se avete il coraggio. Dice: i figli d'Efraim, arcieri armati, voltarono le spalle nel giorno della battaglia e non hanno mantenuto il patto con Dio. Erano i figli d'Efraim parte del popolo di Dio, ma quando venne la guerra, che fecero? Si ritirarono. Non vollero camminare nella sua legge, ma dimenticarono le sue opere e le sue meraviglie che aveva mostrato loro. Davanti ai loro padri fece meraviglie nel paese d'Egitto, nella campagna di Zoan. Guarda cosa dice il versetto 19. E hanno parlato contro Dio. Hanno parlato contro Dio. E tu hai visto le persone che in un momento difficile iniziano: e che non so più quello che si crede Dio, io che servo, io che sono sempre alleluia, 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 e guarda come mi tratta Giova. Ma quella che è una diavola se la cava meglio di me. E hanno parlato contro Dio dicendo: potrà mettere la tavola nel deserto. Cominciarono a dubitare di Dio. Dice: ecco, ha ferito la pegna e sgorgano acque e torrenti inondano la terra. Potrà dare anche pane? Avrà carne per il suo popolo? Perciò l'Eterno udì e si sdegnò. E il fuoco si accese contro Giacobbe, il furore salì anche contro Israele, perché non avevano che creduto a Dio e non avevano creduto nella sua salvezza. Qualcuno ascoltò questo? Questo è il problema che ha molti in chiesa. Sei un buon cristiano per allievarsi la domenica e il mercoledì, ma quando arriva la lettera del giudice o il diagnostico del medico, ti viene a prendere qualsiasi cosa invece di cercare il re dei re e il signor dei signori. E lì è il tuo guaritore ed è il tuo liberatore e lì è tutto puro. Non c'è nulla nel mondo che... Quanti cristiani bevono pillole? Guarda, non si accorgono perché sono in pastiglie molto. Sono peccati, cristiano! E Prozac, e Mozart, e Tozac, e quello! Sono drogati! E psicologo, e psichiatra, e il dottore, e Pico Palino, e una bevanda che mi ha mandato la mia nonna. Sono anche stregone! E questo prodotto ti toglie tutto! Che produce nel prodotto? Io sono Geova, il guaritore! La chiesa è piena di scemenze e di sciocchezze. Gente che non ho imparato a fidarsi di Dio, se hai una devozione verso Dio, ma non hai imparato a credere in Dio. Se sai servire Dio nella pace, ma non sai fidarti di Lui in guerra. Efraim era una tribù che adorava Yahweh, ma quando si è scaldata la cosa, si sono dimenticati di lui. Dimenticarono e hanno preferito fare la carne. Hanno preferito fidarsi delle cose della carne e non del Dio che tutto può. Questo è duro, eh? Salmo 106, versetto 13. Salmo 106, versetto 13. Guarda quello che dice la parola di Dio. Dice: ben presto dimenticarono le sue opere e non aspettarono il suo consiglio. Si abbandonarono a un desiderio disordinato nel deserto. Provarono a Dio nella solitudine. È vero o no?
versetto 19. Fecero un vitello in Oreb e si postrarono davanti un'immagine di fusione e così cambiarono la loro gloria per l'immagine di un bue che mangia erba e dimenticarono Dio della sua salvezza che aveva fatto grandezza in Egitto. Quindi mentre era tutto a posto, siamo con Dio. Quando le cose sono fatte difficili, faremo degli idoli. Proprio come facevano prima. Proprio come facevano in Egitto. Il numero di cristiani stregoni è impressionante. Il numero di cristiani che tu vedi molti evangelici e credono ancora in un sacco di follie. Risolvono i problemi umanamente. Cercano dall'uomo ciò che solo Dio può dare. Questa vita non dovrebbe essere vissuta se non è il soprannaturale. Si deve contare su Dio, perché è offensivo quando si lascia Dio per un altro. È Dio geloso e non condivide la sua gloria con nessuno. Nel momento in cui cerchi soluzioni umane, stai tagliando l'intervento divino. E cos'è successo al digiuno? E cos'è successo alla preghiera? Cos'è successo? Una volta una persona mi ha chiesto, mi ha detto: pastore, stai predicando? Ha già predicato nel continente africano? Le ho detto chiaro che sì. Ha già predicato nel continente europeo? Le ho detto chiaro che sì. E mi dice: perché succede più miracoli nel continente africano che nel continente europeo? Ho detto che è molto facile, perché il continente europeo ha meravigliosi programmi medici. Meravigliosi! Io ho predicato a Copenaghen, là in Dinamarca, è contro la legge che un cittadino sia povero. Se lei non va a prendere il suo assegno, la polizia lo arresta. Lei ne sta ascoltando. Mi ascolti bene? C'è un sacco di homeless. Perché voi sapete che essere homeless non ha niente a che fare con niente, ma perché ha fatto venire voglia di un tipo di fumare marijuana invece di lavorare. Non mi va di vantarmi. Che non sono mai stato homeless e li ho visti in una barca un altro giorno. Dinamarca. Dovete prendere un parco che di passaggio si chiama Christiandia. E presero questo parco e costruirono alcune piazzette in modo che gli homeless potessero metterlo come loro indirizzo e che il governo potesse portarli al suo assegno, perché il contro della legge danese che un cittadino sia povero. Quando hai questo genere di cose, papà, perché io ci creda, se ho tutto. Tu credi che se il governo ti sta dando il pane hai il bisogno di pregare per manà dal cielo? E se gli Zephyr Hills ti mandano bottiglie d'acqua hai bisogno di pregare per l'acqua nel deserto? Sapete cosa succede all'uomo che ha quello che l'uomo può dargli, che a volte dimentica quello che Dio Qualcuno sta capendo questo? Arrivai ad un ministero, un evento fatto nella Repubblica Dominicana. Non avevo mai predicato quell'area così povera del mio paese. E quando arrivai in quell'area, già molti anni fa, quando pregavo, quello era che esplodeva del potere di Dio. Alzo le mani e dico: Geova, sana! E dall'improvviso la gente inizia a urlare, questo è tutto quello che ho detto, sana! E all'improvviso la gente urlare e inizio a prendere testimonianza. Signore, non ho mai avuto in vita onesta fino a questo momento. Avevo sentito che Dio riparava i denti. E la gente ha iniziato a venire con i denti consumati, con denti nuovi, con tutti i tipi, ma mezzo riso! Hanno preso dai denti un sacco di gente! E tu dirai: perché hai l'unzione dall'entità? No!
e che quella gente non avrebbe mai potuto pagare, e per questo ha deciso di credere e di credere in Dio, il Signore. Ma noi come non abbiamo l'assistenza dentale? Anche il tuo cane ha l'assistenza dentale. Ma cosa dobbiamo credere? Oggi viviamo, la gente me lo chiede sempre, sempre, pastore, perché, perché, perché? Perché non si vedono i miracoli che si vedevano al tempo di Mosè? Perché se Dio non interveniva nel tempo di Mosè, tutti morivano. Oggi no. Oggi ti fidi di questo, ti confidato, e poi perché Trump ha detto tre sciocchezze e tutti i cristiani sono così spaventati? Tutti i cristiani, come se Trump avesse il potere che ha Dio? Non so se avete capito. Lascialo fare tutto quello che fa, dire tutto quello che dice, ficcare il naso. Se sei un servo di Dio non hai un faraone. Hai Giova e lui ha molto di sopra del governo degli Stati Uniti. L'angelo di Giova si accampa accanto a te e ti difende. Non c'è nessuno che ti tocchi se Dio è con te. Alleluia! Alleluia! Sono chill out. Ho detto chill. Il testo che ho appena letto, nel nostro testo di Isaia 30, Dio è disgustato e ti ammonisce e dice: guai ai miei figli. Guai ai figli che si allontanano da me per fare cinque cose. Io sono il primo che vado a sbattere due, tre qui, perché so quanto dei suoi figli lo facciamo. Dio dice cinque cose in quell'avverimento che lo offende. Numero uno, la prima cosa che Dio dice è: quelli che cercano la saggezza umana. Nel versetto 1 dice di prendere consiglio e non da me. E ascolta bene quello che ti dirò in questo momento. Smette di consultare l'uomo su quello che Dio può risponderti. E risulta troppo confuso. Perché oggi con tutti i social media, tutti i cristiani credono di avere l'autorità di guidare le persone. Tu sei cieco. Sa quante persone un giorno Dio dovrà affrontare? La Bibbia dice di non diventare maestro di molti, perché in essi c'è più condanna. Ci sono un sacco di cristiani oggi che usano i social media come se Dio gli avesse dato l'autorità per loro. Stanno andando a tacere, vero? Tu non puoi andare in cerca di consigli dall'uomo quando tu hai acceso al re dei re e signor dei signori. La parola profetica più sicura è la Bibbia. Smettere di fare lo stregone. Prima andavalo dallo stregone perché non leggessi la lettera. Ora cerchiamo il fratello svitato che ha sonno e che sto sempre vedendo cose. Vedo un peperone sulla sua fronte. Shut up! Sono streghe evangeliche e tu sei un lettore di oroscopo. Non chiama la sorella Troia, se è profeta. Che profeta dici? Da quando tu credi che noi siamo stati chiamati ad essere guidati da profezie individuali? Conosci il numero di persone manipolate con queste sciocchezze? La parola profetica più sicura è la Bibbia. C'era un uomo di nome Zin Sherman, un uomo di molte potenti di Dio. Erano dei principali del programma Youth with a Mission. E dice che quando era uno studente dell'università, questo profeta... Sì, perché devono essere molto raro, perché tu mangi la favola. E gli fai questo e gli dice: questo dice il Signore, vai in Cina. Il tipo le ha preso la mano, l'ha messa sulla fronte e dice: vai tu!
E quando fa questo l'uomo comincia a piangere. Il profeta, tra virgoli, comincia a piangere e dice: sì, Dio mi ha mandato in Cina quando avevo 18 anni. Quel tipo proprio, ora un missionario in Cina, perso, dicendo: ma Dio mi ha detto, Dio non ti ha detto niente, te l'ha detto quel pazzo. Non sai quale agenda ha la persona che ti sta dando quella profezia? You don't even know their lives! Devi stare attento. Ora, quando un profeta, un vero profeta, non ha bisogno di essere annunziato, né di mettere un cartello. Tiro, parlando di Copenaghen, eravamo in Dinamarca, abbiamo finito la conferenza. E il pastore James Garfield, che ha organizzato la conferenza, abbiamo un'ora e mezza per cercare le chiavi per chiudere la conferenza e non l'abbiamo trovato. E sai cosa mi ha detto? Un momento. Chiamiamo tale profeta. Hello, profeta. Sì, come sei, pastore? Dice, profeta, abbiamo quasi 2 ore cercando di trovare la mia chiave per chiudere il locale. E non sappiamo cosa fare. Il profeta dice, un momento. Ok, dietro la tua scrivania c'è un vaso come un fiore. Qualcuno li ha messi lì dentro. Quando siamo andati c'erano le chiavi. That's a prophet. No, questo che dice il Signore. Questo ti dice il Signore. Questo è molto brutto per te. Questo è molto bello per te. Tu sei molto grasso per lei. Che è quello? Oprah Winfrey prophecy. Nonsense. Sciocchezza. Tu non puoi cercare nell'uomo, perché solo Dio può dirti. La parola è quello che tu devi cercare. La parola è quello che tu... La parola! La lampada è a miei piedi, la tua parola, oh Dio! Santo, santo. Il problema primo, Signore, gli dico, guai da quelli che vanno in cerca di sapienza umana, che prendono consiglio, smettali di cercare tanto consiglio! Comincia a pregare! Comincia a pregare! Comincia a pregare! Il mediatore tra Dio e te non è il tuo capo. Il mediatore tra Dio e te è Gesù. E tu hai acceso a Gesù. Mi fanno impazzire i capi, mi fanno impazzire! Mi fanno impazzire! I poveri leader così! Sei in fila! Io divorzio. No, non divorzio, vero? Ho divorziato. Divorzierò. Mio fratello ha divorziato. E che cos'è? Il capo è così impantanato. Pregate. Parlate con Dio. Ricevete una risposta. Leggete la parola. Vivete per principio. Camminate nella luce delle scritture. Ma cosa succede? Cosa succede? Che eravamo molto stregoni. Eravamo molto stregoni. Eravamo molto stregoni tutti, non mi guardate così. E leggevano la tasso. Questo. Un giorno mi dice una persona: guarda, guarda, vedo una pietra sul tuo cammino, donna caccolo. Voi pensate che una bugia è una verità. E allora che ho iniziato a notare le bugie che erano questi. Che importa, una caccola? Ho tolto la pietra dalla strada in un attimo. Tutti voi che andavate alle streghe, sapete molto bene che le streghe erano più distrutte di voi. Famiglia distrutta, era come se il diavolo avesse un fil dei coloro. E voi arrivavate, io quando andavo ad accompagnare mia zia dagli stregoni dicevo: ma queste persone stanno peggio? Sono peggiori della mia zia. Mi zia che arriva al Mercedes-Benz e la strega che ingoia un cavo. Che ridicolo. La seconda cosa
che Dio si arrabbia e che considera che il suo popolo lo considera come si sta allontanando, e quando cerchi una coperta che non è nel suo spirito. Che è una coperta? È qualcosa che ti protegge, è qualcosa che ti custodisce. E io ti dirò nel nome di Gesù, devi entrare nell'unzione dello Spirito Santo di Dio. Attenzione! Ascoltate bene, la Bibbia dice che lo spirito che viene negli ultimi tempi è lo spirito dell'anticristo. E sapete cosa significa la parola Cristo? L'unto. E allora lo spirito che rinnega in questo ultimo tempo è un'anti-unzione. Anti-unzione. Tutti coloro che vedete parlare contro l'unzione dello spirito, dei miracoli, il movimento dello spirito, sono anticristo. Nel Vecchio Testamento Dio il Padre ministrava. Nei Vangeli Dio il Figlio, Emmanuel, ministrava. Ma dopo i Vangeli, a partire dal libro degli Atti, che è l'unico libro che non finisce amen, perché sta ancora essendo scritto, da quel momento in poi ministra il Santo Spirito di Dio. E tu sei destinato a vivere in questa unzione! Quella è la tua coperta! Ho detto, quella è la tua coperta! Smetti di stare chiamando il cugino di voi nove drasime dai una mano! Che è? Se non è Spirito Santo, è più grande quello che in te che quello che cammina nel mondo! Colui che cerca protezione al fuori dello Spirito di Dio è una persona che sta letteralmente sfidando Dio. Letteralmente. Di a ciò che è il tuo lato, è a te che sta parlando. Sei destinato a vivere nel soprannaturale. Si suppone letteralmente di cercare tanto lo Spirito di Dio che in tutta la casa sua, nel suo lavoro, nella sua cellula, nella sua cugina di casa, nel suo letto, in tutto questo saturo pieno dello Spirito di Dio. Chi abita al riparo dell'Altissimo dimorerà all'ombra dell'Onnipotente. La gente dice, il Salmo 91 è per tutti. No. No. Abitare vuol dire abitare o vivere, rimanere. Se si abita alla presenza di Dio, se ci metti 24 ore al giorno, allora tu dimori all'ombra dell'Onnipotente. Il Salmo 91 è per coloro che cercano l'unzione. Sì o no? Nel Vecchio Testamento l'unzione o l'olio dell'unzione c'era fino a pagare per questo, perché bisognava cercare le spezie, le più fini, e bisognava cercarla, raccoglierla molte volte e portarla al sommo sacerdote per fare l'olio per l'unzione. E il problema che abbiamo oggi è che crediamo che questo verrà for free. Così non funziona. Che tu leghi il libro di Benny Hinn, Buongiorno Spirito Santo, in 20 minuti non vuol dire che Benny Hinn non ha impiegato 20 anni per ricevere quell'unzione. Carabacchia, sono unto. Che unto? Una legione è 2000 e dice un uomo aveva 2000 demoni. Sai cosa sono 2000 demoni? È un viaggio di demoni. 2000 demoni aveva un individuo. Questo ti insegna quanto sia immensa la capacità spirituale di un individuo. È come se tu avessi un universo. Non so se stai capendo, ma ascolta questo. Se un uomo può avere 2000 demoni, come puoi non capire che hai sempre bisogno più e più dello Spirito Santo? La Bibbia parla di essere pieni di Spirito Santo. E c'è una grande maggioranza di persone che non sono piene di Spirito Santo. Hanno lo Spirito Santo, ma non sono pieni di Egli. Amen?
Terzo, Dio dice che colui che scende in Egitto senza fare domande. Ascoltami bene quello che sto per dirti in questo momento. C'è molta gente che non capisce che quando prende decisioni che Dio non gli ha mai detto di prendere, non si sta allontanando dalla Chiesa, né del pastore, né dei fratelli, ma di Dio. Perché la Bibbia parla così di l'uomo decide di andare a Gerico, ma non dice mai di avere chiesto a Giova, e per questo i ladri l'aspettavano. Noi non possiamo muoverci per logica umana. Uno dei problemi che hanno avuto i patriarchi erano che quando si premeva la cosa, loro se ne andavano in Egitto. Perché ci sono soldi, lì è buona la cosa. Alcuni, Dio gli disse vedi, e all'altro gli disse non andare. Guarda, Abramo gli disse scende, e Isacco gli ha detto non osare scendere. E devi vivere in questo modo. Non puoi essere guidato perché io sono così intelligente, so quello che faccio. No, devi aspettare una parola da Dio. Nei momenti di conflitto, si è tenuti a ricevere un rema di Dio. A chi non piace? Ah, attaccare a Dio, seguirlo fino a trovare la risposta. Il problema è che vogliamo tutto molto facile. Non so se mi stanno capendo. Questa è una generazione che vuole tutto facile. Ecco perché così tante persone rubano tanti soldi a tutti. Nella TV, l'abdominizer, l'estrofino nell'ombelico, 20 secondi al giorno. E ora guarda. Oh. Amore! Amore! Portami la carta di credito! Abbassamento senza dieta né esercizio. Caccarella? Non capisci? E più, notte caccarella anche perché fino a sera sarai lì. E come? Senza dieta? L'ho detto a voi che quando sono arrivato qui c'era un metodo per imparare l'inglese dormendo. E c'era un altro parlante che tu gli inflavi il cuscino. E il cuscino... Spicchi spicchi. I want a burger. E io avevo un amico che dormiva tutta la notte con quello. Tutta la notte. E non ho imparato nulla. Nulla. Ma il tipo pensava di sì. E il tipo mi diceva... Non inglese, animale. E si è convinto che fosse inglese. Vogliamo le cose facili. Vuoi una parola di Dio, inseguite Dio fino a quando quella parola non vi viene incontro. È più semplice goglare, vero? Cosa faccio in casa di... La quantità di persone che ci sono trasferite a Orlando dal profeta Mickey Mouse. Vieni con la faccia dove il mio a volte. E mi dici, pastore, stavo visitando, è andato così male? Io dico, è ancora peggio. Cosa ti mandò? Oh, pastore, dicono che Orlando è molto, molto, molto occupato. Non è così. Non è così. Devi essere dove Dio ti ha detto di essere. Sono venuto a dirmi, pastore, che hanno deportato un leader. Ed io le ho detto a quella persona, papà, se Dio ti vuole qui, Trump stesso può legarti e non ti può deportarti. Ma se Dio non ti vuole qui, ragazzo, senza voleri stai nel tuo paese. Devi imparare a capire che i passi dell'uomo giusto sono ordinati da Dio.
Quindi quando scendete in Egitto solo con la logica, senza aspettare la risposta di Dio, vi mettete nei pasticci. Non so se mi state capendo. Che tristezza che la gente lo dice sempre dopo. Lo dice sempre dopo. Sarebbe meglio che lo imparaste prima, perché risparmieresti un sacco di problemi. Ci sono molte cose che sembrano buone e non lo sono. Ci sono molte cose che non sembrano buone, ma è quello che Dio vuole per voi. Per questo che dobbiamo vivere guidati dalla sua bocca. Dio dice a Gesù: figlio, ti porterò dalla folla. No, papà. E ti darò l'unzione per risuscitare i morti. Grazie, padre mio. E guarirai i malati. Grazie, perché amo il popolo. E ti darò la folle per aiutarti. Grazie, papà. E nemmeno i farisei e gli adotti niti e brutti potranno affrontarti. Grazie, papà. E poi ti ucciderò. Ai cicci. Se si fida di una di lui, deve fidarsi di un'altra. Sì o no? Se molta gente non capiscono che Gesù era 100% Dio, ma era 100% uomo. Gesù non è venuto nella sua divinità qui, è venuto come uomo. È venuto come uomo. Tutto ciò che Gesù ha fatto per la fede che tu e Dio possiamo avere. Tutto ha fatto per la devozione che tu e Dio possiamo avere. Non sarebbe giusto che Gesù venga come Dio perché non può morire, perché Dio non può morire? Quando il Verbo si fa carne, egli era soggetto a stare come la carne. Ecco perché pregava, perché doveva dipendere da Dio. E per questo doveva vedere fede perché i miracoli facessero. Non so se mi capiscono. Per questo gli fece male la croce. Per questo pianse il Getsemani. E per questo sentì il freddo e sentì la fame. Quindi molte delle cose che Dio le ha detto richiedono una fiducia estrema. Sì o no? Immagina, Jaime. Ti ucciderò. Ma non ti preoccupare. 3 giorni dopo risusciterai. Mi dirà: Madonna. Prima che non avrei dato retta, perché se il mio babbo mi dice questo, io so che non resuscito. Questo tizio avrebbe messo una pietra in quella bara così che io non mi alzassi. Lui doveva fidarsi. Qualcuno lo capì. Io dissi: lui doveva fidarsi. Tu non puoi muoverti se non per la bocca di Dio. Quattro. Il Signore ritiene che i suoi figli si allontanino quando si rafforzano con la forza del Faraone. Qualcuno ha sentito? Faraone rappresenta il sistema di leadership del mondo. E ci sono un sacco di persone che pensano che risolverà i problemi per una saggezza terrena e diabolica. Non si può seguire il faraone, si deve seguire Geova. La tua forza viene da Dio. Io ho detto: la tua forza viene da Dio. Il mondo ha molti faraoni. Il tuo capo può essere un faraone, il tuo vicino può essere un faraone, che sono persone che hanno risorse, intelligenza, saggezza. Ma tu stai per scartare la saggezza dell'uomo per prendere la guida di Dio. E si sta andando a credere in Dio e solamente in Dio. E infine, la quinta cosa che Geova ritiene che i suoi figli si allontanino in un momento difficile è quando la loro speranza è nell'ombra dell'Egitto. E che cosa significa? Che i tuoi piani, che il tuo futuro, che i tuoi desideri
sono collegati ai cambiamenti nella umanità, nel tuo ambiente, nelle persone, negli amici, nella famiglia, nel lavoro. Hai visto le persone che dicono: se solo cambio lavoro, un altro dice solo mi divorzio, un altro dice solo niente di tutto questo. Si sta andando avanti quando il re dei re, signori di signori, è quello che vi provvederà e andare davanti di voi è l'unico modo per farlo. Un sacco di gente che mette Sony sugli uccellini incinta. Perché sai, perché non so questo, non so quanto, bla bla bla. Mi è venuto un tizio e mi ha detto: guarda pastore, io voglio che tu ti metti questo affare. Io lo dico: non mi fastidiarmi che io ho gli affari del mio padre. Ci sono voluti 8 anni per plagiarlo e si è rovinato. E io sono ancora in piedi. Perché è il mio regno. E il regno è sicuro. I governi vengono, i governi vanno, l'economia cambiano. Una persona può essere milionario ora e non avere un centesimo domani. Ma l'uomo che serve a Giova, chi fa la volontà di Dio, chi spera nel re dei re, signori e signori, sempre rivivirà, sarà sempre forte, sempre cambierà.